Dunque, prima di tutto cerco il disegno già pronto della lente che si trova qua sotto. Digito nella casella di ricerca la parola lente. Prendo le immagini selezionate e prendo la lente che mi interessa. Il passo successivo è quello di creare un cerchio con le stesse dimensioni della lente. Sovrappongo i due disegni in modo e adesso vado nelle proprietà dell'oggetto che seleziono subito, che è il cerchio che ho appena fatto, e gli dico di riempirlo in tinta unita con un colore di contrasto, per esempio questo azzurro verde. Selezionando ambedue i disegni, la lente e il cerchio che ho fatto, ho la possibilità di raggrupparli. Raggrupparli significa farli diventare uno solo. Difatti adesso il disegno è uno solo. Scrivo quello che voglio nascondere. Seleziono, ingrandisco un pochino. Faccio anche grassetto e poi gli do un colore bianco, in modo che in questa maniera il disegno c'è, anzi la scritta c'è, ma non si vede. La posiziono dove voglio, sul mio schermo, e poi adesso passando la lente si nota. Se per caso non si dovesse notare, bisogna fare attenzione perché l'ordine deve essere in secondo piano, indietro, come è già questo oggetto.